È un gruppo di volontari che nel 1971 posa la prima pietra della polisportiva Sacca di Modena. Un tassello che si inserisce all'interno di un quartiere popolare e popoloso, costruito a metà anni 50 in una zona nord della città caratterizzata per tutto il Novecento dalla presenza di grandi fabbriche e industrie. La città, la zona, la gente, i cittadini di questo quartiere avevano bisogno di socializzare, di trovarsi, di trovare gli spazi sufficienti per soprattutto stare insieme. La finalità è dare al nuovo quartiere uno spazio aperto a tutti, in cui fare attività sportiva. Un luogo che nasce dal basso, che eredita la tradizione dei circoli dopolavoristici e delle case del popolo. Con la firma della convenzione fra polisportiva e comune, che prevede una cessione di un terreno pari a 18.000 metri quadrati e un contributo di 10 milioni di lire, un gruppo di soci si mette al lavoro. Da Reggio Emilia si trasporta un vagone ferroviario che diventa la sede provvisoria della polisportiva. Lei è qui volontario? Sì. Cosa fa? Ma, fa di tutto. Manovale, insomma, facevo di tutto. Dove mi chiamavano ci andavo, insomma. Io praticamente faccio il meccanico, però qua mi do per fare dello sport per i giovani, per l'avvenire dei nostri figli. Si avvia un percorso di emancipazione sociale. Centinaia di cittadini si impegnano per dotare quartiere e città di servizi sportivi e culturali, anche con il supporto dell'amministrazione locale e delle organizzazioni volontaristiche di base. In questo modo, chi non aveva le possibilità economiche poteva costruirsi una formazione extrascolastica. Signora, cosa pensa del campo polisportivo che stanno costruendo qui davanti? È una bella cosa, specialmente per me che sono dei bambini. C'è il divertimento poco distante, no? Per i bambini, per i grandi, per tutti, una cosa bella. Io sono già un pensionato, tante volte vado lì a passarmi qualche ora. Negli anni Ottanta la struttura cresce, si costruiscono nuovi impianti, trovano spazio appassionati, dilettanti, ma anche agonisti. I successi ottenuti portano il CONI nel 1992 ad assegnare la stella di bronzo al merito sportivo. Negli anni 90 le trasformazioni urbanistiche coinvolgono tutta l'area nord della città. Le grandi fabbriche chiudono, nascono nuove zone residenziali. La composizione sociale del quartiere cambia. Abbiamo cercato di seguire la trasformazione della città, a trasformare gli impianti e le attività secondo le richieste e le esigenze dei cittadini, che mentre calava l'attività del calcio, del ciclismo, delle bocce, ecco, si trasformava, la gente aveva bisogno di cose nuove, ecco, quindi noi abbiamo cercato di stare coi tempi e di sviluppare le attività che più capivamo che potevano interessare. La polisportiva si trasforma, arrivano attività dal carattere ludico e ricreativo, ma anche di assistenza anziani e integrazione. Si riadattano le strutture a nuove forme di sport e corsi, insieme a eventi con le altre realtà del quartiere. Ma nuovi modelli economici, sociali e lavorativi avanzano e portano le persone a dedicare sempre meno tempo al volontariato. Nei primi anni 2000 la polisportiva si trova a dover gestire questa fase difficile, comune ad altre realtà, e a ripensare il proprio modello gestionale. Queste strutture diventano sempre più professionali, ecco, non è il gioco della tombola che esiste ancora, il gioco delle carte, il gioco tradizionale, ma ci sono degli sport dove ci vogliono dei professionisti. Però il volontariato è determinante, sempre stato determinante, secondo me. C'è bisogno anche proprio di un richiamo, di far capire alla gente cosa vuol dire venire in una struttura come questa e fare qualcosa di volontariato per l'utilità di altri che ne hanno più bisogno di te. Una storia, quella della polisportiva Sacca, che si è evoluta negli anni, rimanendo sempre fedele alle proprie origini.